Una notte e un giorno di lavoro per avere ragione di un incendio in un fienile, non si tratta di cose di poco conto perché il foraggio costa veramente tanti soldi. Verso mezzanotte 10 ci hanno chiamato che c'era il fuoco nel fienile e sono andato lì e stava bruciando tutto. Sì, che non ho neanche fatto in tempo a prendere il trattore, che quello stava, non stava ancora bruciando. E un attimo. Un attimo, tanto è bastato perché un trattore, 300 rotovalle, 1500 quintali di foraggio venissero completamente distrutti dal rogo divampato nel fienile dell'azienda agricola Bosa. Siamo in via Anconetta, Marostica. I vigili del fuoco intervenuti da Bassano e Tiene hanno lavorato per tutta la notte e per tutta la giornata dandosi il cambio per spegnere le fiamme. Stiamo operando in questo momento con due squadre, distaccamento di Bassano e una squadra di volontari di Tiene, per lo smassamento e lo spegnimento completamente del fieno bruciato. Fortuna ha voluto che le lingue di fuoco non abbiano raggiunto la vicina stalla dove si trovano le bestie. Ingenti danni, ci conferma Parisi, uno dei titolari dell'azienda agricola. Circa 80-100 mila euro. I vigili del fuoco dovranno ora risalire alle origini del rogo, anche se tra le cause più probabili resta quella dell'autocombustione. Se c'è una cosa che fa male a un truffatore, ancora più dei rigori della legge, è aggredirgli il patrimonio. Una misura di prevenzione patrimoniale è stata applicata per la prima volta in provincia di Treviso a un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno sequestrato ai fini della confisca un terreno agricolo del valore stimato di 50.000 euro di proprietà di un 43enne italiano residente nella Marca, conosciuto come il re delle truffe. Il 43enne, con diversi precedenti penali alle spalle, vive da sempre di espedienti, piccoli raggiri legati soprattutto alla compravendita di auto. La misura di prevenzione patrimoniale si basa sull'accertamento eseguito dalla divisione anticrimine della Questura e dalla compagnia della Guardia di Finanza di Treviso della sproporzione tra i redditi dichiarati dall'uomo e il suo tenore di vita. Elementi che il Tribunale di Venezia ha condiviso emettendo il decreto di sequestro in base alla normativa antimafia, che non trova spesso applicazione in Veneto, ma che prevede l'aggressione patrimoniale di soggetti con questi requisiti. L'aeroporto Canova di Treviso, Venezia Treviso, come appare nei biglietti, è sempre più importante per i collegamenti sia turistici che di lavoro, e ora c'è un nuovo biglietto intermodale tra aeroporto e ferrovia. I risultati sono buonissimi, abbiamo oltre 17.000 utenti in due mesi e noi vogliamo aumentare ovviamente questi utenti. L'aggancio con Trenitalia sicuramente ci permetterà di arrivare a numeri molto più importanti di questi. Parte da questi risultati la nuova opportunità che lega la mobilità di Marca alle ferrovie dello Stato, con questi autobus tinti di rosso a definirne il servizio. Dalle 6.40 fino alle 22.10 di ogni giorno, 64 navette collegano la stazione ferroviaria all'aeroporto Canova, con la novità del biglietto unico treno-autobus, acquistabile anche sui siti della MOM e soprattutto di Trenitalia. Abbiamo dato la possibilità a chi deve usufruire di questo servizio di averlo più visibile, a cominciare dai canali di MOM, ma soprattutto il nostro sito, che è il primo sito in Italia consultato. Per chi digita Treviso, troverà Treviso Erling, proveniente da tutte le città, non solo quelle dal Veneto, ma anche venendo dalle altre città, e non solo, perché tutte le iniziative di Treviso saranno visibili sul nostro sito. Una vetrina importante per Treviso, considerando che l'opzione treno più autobus può essere spesa in più giorni, con l'obiettivo di far non solo transitare, ma anche ospitare il turista che fino a due mesi fa di fatto andava dritto verso Venezia. Accanto a questo obiettivo c'è quello più sentito soprattutto dai residenti a ridosso del Canova, che sperano nel servizio pubblico per rallentare la borsa del traffico e del parcheggio selvaggio che si ripete quotidianamente. C'è un problema di viabilità del Canova, è un problema dell'amministrazione comunale. Comunque, per quanto riguarda la navetta, ovviamente non abbiamo problemi, entriamo all'interno del Canova e quindi la viabilità per noi è tranquilla. E nel dialogo tra MOM e Trenitalia, il vero sogno nel cassetto è la riapertura della stazioncina di Santi 40. Qua abbiamo un problema di ordine economico, perché ripristinare quella tipologia
di stazione ha un costo e che quindi come tale va verificato come sostenibilità. Però non l'abbiamo tralasciato, ho sentito che l'assessore ha detto poi che questo è un progetto che per il momento è là, ma che non viene tralasciato e quindi questo è positivo. A scuola di latte, sì, perché il latte ha molte virtù ed è necessario poterle veramente comunicare ai bambini. È il primo alimento con cui l'essere umano viene nutrito. Stiamo parlando del latte, spesso però non ci rendiamo conto della sua importanza. Per questo motivo oltre 30.000 bambini di 238 scuole primarie di tutto il Veneto sono stati coinvolti in queste settimane in una campagna di educazione alimentare sul consumo di latte, finanziata dall'Unione Europea e realizzata dal Ministero delle Politiche Agricole con la collaborazione territoriale della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Un progetto strategico importante perché permette a questi bambini di età da 6 agli 11 anni di entrare in contatto con la realtà della produzione del latte, ma anche della filiera del latte, quindi praticamente toccare con mano quello che succede, quella che è la genuinità di un prodotto, qual è il percorso. E quindi è anche una cosa culturale, perché i bambini cominciano a capire non solo il significato dei prodotti naturali per la loro alimentazione, quindi è una cosa di insegnamento, ma anche capiscono il valore della filiera e il valore della genuinità del prodotto. Il progetto, che ha visto i piccoli alunni veneti coinvolti in laboratori didattici e degustazione di ghiotte, merende e prodotti caseari, si è concluso con una visita alla fattoria Il Flauto Magico di San Giorgio in Bosco, dove i bambini hanno potuto vedere come vengono munte le mucche, primo passo della produzione del latte. Il latte è una preziosa risorsa perché è ricco di vitamine, è quello che in gergo viene definito un prodotto ad alta densità nutrizionale. In Veneto inoltre il latte è anche un'importante risorsa economica del comparto agricolo. Ricordo che il Veneto è la quarta regione per produzione di latte a livello nazionale, con più di 12 milioni di quintali di latte prodotto e circa 3.000 stalle, quindi che danno alla nostra regione 400 milioni di prodotto lordo vendibile, quindi insieme al buon latte prodotto in Veneto certificato che va a far formaggi DOP, ma anche a essere sulle nostre tavole con dei marchi di qualità importanti e dei controlli essenziali. Vi ringraziamo per averci seguito e una buona serata.